Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione, benvenuti al TG Flash. In apertura, confronto serrato fra governo e regioni in vista delle nuove misure anti-Covid da inserire nel prossimo DPCM. Il governo prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l'asporto dai bar a partire dalle ore 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come è avvenuto delle feste di Natale fino ad oggi. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una zona bianca, seppur difficile da raggiungere, perché servirebbe un RT sotto lo 0,5, in cui poter riaprire il tutto senza limitazioni. Sono queste le ipotesi trapelate al termine della riunione del Premier Giuseppe Conte con i capi delegazioni e presentate oggi alle regioni, nel vertice con il ministro Francesco Boccia. Nel nuovo DPCM non dovrebbe cambiare la norma che prevede la possibilità una sola volta al giorno e per un massimo di due persone di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti da sci, che al momento dovrebbero riaprire il 18 gennaio. L'unica cosa certa è che al momento il nuovo provvedimento continuerà a prevedere le zone colorate ed il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Smentita invece la possibilità di istituire i weekend arancioni. Le giornate di sabato e domenica dunque avranno le stesse limitazioni delle zone di appartenenza. E adesso cambiamo argomento. È giunto in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte il furgone ha attraversato il Brennero ed intorno a mezzogiorno quest'oggi è arrivato all'Istituto Superiore di Sanità a Roma per poi essere distribuito in 4-5 regioni individuate dal commissario all'emergenza Domenico Arcuri. I vaccini di Moderna sono distribuiti alle regioni dando priorità a quelle con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Il lotto potrebbe essere ripartito tra le regioni virtuose che smaltiscono più rapidamente le dosi, tra cui la regione Campania. I vaccini in Campania sono terminati, ma è già pronta la nuova spedizione della prima metà delle dosi Pfizer contro il Covid-19. La spedizione, organizzata dalla struttura del commissario Arcuri, prevede in totale 34.000 dosi di vaccino che saranno consegnate in 3 giorni. Una volta arrivate a Capodichino le confezioni dei vaccini, l'unità di crisi farà partire le spedizioni negli hub di vaccinazione della regione per riprendere la somministrazione. Al momento, infatti, la campagna vaccinale in Campania è ferma perché sono state somministrate 68.138 dosi di vaccino, il 101,7% delle 67.020 ricevute, una percentuale raggiunta grazie alla suddivisione in più dosi operata dai vaccinatori, come previsto anche dal protocollo AIFA. La ripresa delle vaccinazioni a Napoli è prevista per questo mercoledì alla mostra d'oltremare di Fuorigrotta. Appena un anno fa questo virus era sostanzialmente sconosciuto e ora abbiamo già 2 vaccini approvati con la prospettiva breve che se ne aggiungano altri, un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia. Ora le istituzioni in Italia come nel resto del mondo sono chiamate ad un'altra sfida epocale, quella di portare il vaccino a tutti i cittadini. Ad affermarlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Rientro in classe oggi per circa 130.000 studenti delle scuole superiori in Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta, ma tutti gli altri restano a casa e le proteste degli studenti aumentano. Capisco i ragazzi, il diritto all'istruzione è essenziale, sarei anch'io arrabbiata, ha detto così la ministra dell'istruzione Azzolina a Radio Rai 1. È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, perché capisco la loro frustrazione. La scuola è un diritto costituzionale, se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui. La nota dolente, secondo la ministra, è che nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo crea profonde cicatrici. I ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Di parere totalmente contrario è il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che in una nota ha precisato: «Oggi la curva non si è arrestata, anzi è in aumento. Deve essere chiaro che l'apertura in presenza delle scuole porterà ad un ulteriore aumento della curva ed è molto probabile che presto molte aree torneranno in zona rossa».
Quindi nuovi contagi, nuovi ricoveri, terapie intensive piene ed aumento dei morti degli esseri umani. Non è un caso che hanno riaperto le regioni con alle spalle mesi di dure chiusure con radicali misure di contenimento. Zingaretti ha anche sottolineato che i membri del governo che intervengono senza offrire soluzioni non si rendono conto che in primo luogo danneggiano il governo di cui fanno parte e poi il resto dei cittadini. A Giugliano e a Caivano, comuni del Napoletano nell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi, arriva un alleato in più nella lotta contro i roghi tossici. Lo comunica un lungo post del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che su Facebook ha affidato l'annuncio del dono di 101 telecamere per la videosorveglianza grazie ad un accordo con il ministero. Stiamo lavorando come una squadra con le prefetture di Napoli e Caserta, i sindaci di Giugliano e Caivano, che ringrazio, con i carabinieri, la polizia municipale e tutte le forze dell'ordine che controlleranno le immagini H24 per debellare la Terra dei Fuochi. Serve un lavoro corale ed un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. Ho trascorso tanti anni della mia vita fin dentro le discariche abusive, prima come generale del capo forestale dello Stato, poi dei carabinieri forestali. Conosco bene le dinamiche di questa tortura che affligge gli abitanti dei comuni della Terra dei Fuochi. Giornate intere seppelliti in casa, senza poter aprire le finestre, ostaggio degli ecocriminali. Non è facile affrontare questa criminalità e noi adesso lo stiamo facendo lavorando in sinergia con tutti, inclusi i comitati e le associazioni. Troveranno lo Stato al loro fianco, le prefetture, il ministero, le forze dell'ordine. È importante che la lotta contro i roghi tossici sia un mantello che si allarghi sempre di più, sempre al fianco di chi sta nel giusto e contro chi inquina e minaccia i nostri territori. Conclude così l'intervento del ministro dell'Ambiente Costa. Cambiamo argomento e giallo nel napoletano sulla morte di un uomo di 60 anni colpito al petto da un'arma da taglio, probabilmente un coltello da cucina. L'uomo, Luciano Caronte, è stato trovato già in condizioni gravi dagli uomini del 112 all'interno di un'abitazione in via Gotte, nelle immediate vicinanze di via Roma, nel centro storico di Bacoli, cittadina flegrea. I carabinieri, allertati da una telefonata anonima, hanno trovato all'interno dell'abitazione solo l'uomo riverso sul pavimento agonizzante, che poi è deceduto durante le operazioni di rianimazione da parte del personale sanitario. Immediatamente sono partite le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Sul posto è presente il magistrato di turno della Procura di Napoli per disporre la rimozione della salma. Due sono le ipotesi al momento all'esame degli inquirenti: suicidio oppure omicidio, per il quale sarebbe indiziato il figlio trentenne della compagna della vittima, che questa mattina è stato fermato. Adesso cambiamo argomento. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta Facebook del lunedì sera. Andiamola ad ascoltare in questo servizio. Cominciamo con la vicenda dei vaccini. Stamattina si è tenuta presso l'ASL, il Termosifoni a scuola sindaco, sicuramente Carmela, affronteremo anche questa vicenda, soprattutto quella che ha riguardato in qualche modo la scuola di Borgo Ferrovia. Dicevo, stamattina si è tenuta questa importante riunione presso l'ASL, stiamo cominciando già ad organizzarci per farci trovare pronti quando arriverà il momento dei vaccini. Abbiamo offerto la disponibilità della tendostruttura del Campo Coni. Ciao Giulia, ciao Anna, ciao Maria, insieme a Fiorella e ad Antonio, grazie anche per i complimenti. Vi dicevo, abbiamo offerto la disponibilità della tendostruttura del Campo Coni, ci sembra la struttura migliore, quella che più si presta per questo tipo di operazione. 4 ingressi, tutti di fatto fronte strada, distanziamento garantito, c'è un parcheggio antistante abbastanza ampio. Direi che la soluzione della tendostruttura è quella che meglio può garantire che le operazioni di vaccinazione siano effettuate in completa sicurezza. Parleremo anche dei trasporti, questa è un'altra domanda che mi viene posta. Dicevo, l'auspicio è che al più presto finalmente arrivino anche i vaccini. Sicuramente rappresenterà questo arrivo di fatto la soluzione per questa pandemia che ci ha colpiti, che da più di un anno o da quasi un anno ci sta bloccando. Ha cambiato un po' le nostre abitudini, ma finalmente
vediamo la luce alla fine di questo tunnel, poi la vedremo anche rispetto alla nostra opera pubblica, così apriamo anche la parentesi relativa ai nostri interventi infrastrutturali, ma quello che più ci interessa in questo momento è affrontare in maniera efficace e incisiva la questione pandemia. Siamo pronti. L'auspicio è che tra Pfizer, tra AstraZeneca, più presto vengano forniti questi vaccini anche alla nostra comunità e poi partiremo secondo un cronoprogramma che sarà stabilito insieme alla ASL. Nei prossimi giorni ci sarà anche un sopralluogo proprio con i dirigenti dell'azienda sanitaria locale per verificare la fattibilità di queste operazioni all'interno della grande struttura del campo CONI, ma mi sembra che al momento ci siano tutte le condizioni per poter effettuare lì queste operazioni. E questo era il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che ha fatto il punto sui vaccini. Adesso ancora il Covid, sono 108 i nuovi casi da coronavirus in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1.316 per una percentuale di incidenza ai test dell'8,2%, in leggero calo rispetto a ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 270 i guariti dal coronavirus, che porteranno una diminuzione di 171 attualmente positivi nella provincia, ma aumentano ancora i decessi per Covid. Sono ben 9 nelle ultime 24 ore. I comuni col maggior numero di casi attualmente attivi sono Maddaloni con 216, Caserta con 203, Marcianise con 178 e Mondragone con 177. Adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport, in primo piano il calcio. Archiviata la 17ª giornata di campionato con una vittoria all'ultimo respiro sul campo dell'Udinese, non c'è sosta per il Napoli che prepara la partita contro l'Empoli di domani alle ore 17.45, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Gli azzurri sono ancora orfani di Victor Osimhen, ancora positivo al Covid-19 e con i soliti problemi irrisolti a spalla e braccio. Preparano la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona con uno sguardo all'impegno di campionato contro la Fiorentina e faranno un leggero turnover. Davanti, chance dal primo minuto per Llorente con Insigne e Politano ai lati. Confermato Zielinski in tre quarti ed in mediana spazio a Demme e Bakayoko. Dietro, nuova opportunità dal primo minuto per Rachmani dopo il brutto errore della Dacia Arena, costato il gol del pareggio di Lasagna Partenopei. In porta dovrebbe rientrare Ospina. Uno sguardo al mercato, intensificati i contatti col Torino per Meite, che potrebbe arrivare in uno scambio con Lobotka ai margini del progetto Napoli. Malqui è pronto a firmare con il Parma e Maximovic è finito nel mirino del Liverpool. In entrata sono state sondate le piste Tierney dell'Arsenal e Junior Firpo del Barcellona. Invece per quanto riguarda Emerson Palmieri è una pista praticabile ma non in prestito secco. E con lo sport, con il Napoli, siamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Grazie per aver preferito la nostra informazione, vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.